È successo che perdiamo una partita, penso immeritatamente, però quando perdi purtroppo c'è amarezza, c'è delusione, ma la successione di gare ci deve far subito rimettere in sesto, recuperare energie e guardare avanti. Il campionato è difficile, lo sappiamo, penso che oggi è stata una sconfitta totalmente immeritata, l'occasione che abbiamo avuto nel finale forse è l'emblema della gara, che abbiamo avuto tanta supremazia nel gioco, abbiamo creato tante occasioni. Abbiamo concesso due volte ripartenze di avversari e in queste due volte ci hanno punito. In una delle due è stato bravo Federico a fare una parata sul corner, hanno fatto un bellissimo gol. Purtroppo dispiace, capita e ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti. Ma io provo a dirlo sempre, al di là del risultato, che poi ovviamente il risultato condiziona tanto sia i giudizi che gli umori, ed è giusto che sia così. Però la bravura nostra deve essere quella di capire bene quelle che sono le prestazioni, di sapere che qualche giorno fa non abbiamo fatto una prestazione al nostro livello e siamo usciti meritatamente sconfitti e che oggi purtroppo penso che nei primi 23 minuti meritavamo quello che avevamo subito domenica. Non siamo stati bravi a concretizzare, quando non ci riesci ovviamente non è solo questione di sfortuna o fortuna, io ci credo poco e quindi abbiamo cose da migliorare, ma lo sapevamo già. E insomma, come hai detto tu, le sconfitte sicuramente non aiutano ad alzare il morale, però la bravura nostra deve essere quella di capire che tipo di campionato è, che è un campionato molto difficile, e sapere che in ogni gara, insomma, bisogna aggrapparsi con le unghie e con i denti a cercare di raccogliere un risultato positivo, cosa che oggi purtroppo non siamo stati bravi a fare. Beh, se oggi avessimo avuto lucidità sicuramente staremmo parlando di un'altra partita e ci è mancata quella perché ovviamente bisognava fare delle cose anche un briciolo meglio perché avremmo potuto creare molto di più di quello che abbiamo fatto perché ovviamente quello che abbiamo fatto non è bastato. C'è il rammarico, i margini di miglioramento sappiamo che ce li abbiamo e sicuramente dopo pochi giorni dalla partita scorsa qualche squadra l'ha lasciata, però penso che abbiamo iniziato la partita molto bene. Poi, al primo mezzo errore siamo stati puniti, poi abbiamo ripresa, abbiamo commesso un'altra incertezza e siamo stati puniti. Insomma, ci sono partite in cui fai meno e raccogli più e partite che fai più e raccogli meno. Questo può capitare. Ripeto, oggi c'è delusione perché ovviamente volevamo fare un risultato bello davanti ai nostri tifosi, non ci siamo riusciti e si guarda avanti perché ovviamente ci stanno le partite che arrivano a raffica e quindi dobbiamo essere bravi a saper recuperare. È una cosa a cui non siamo, insomma, come squadra, dobbiamo abituarci alla successione di gare e quindi eliminare le delusioni e mettere da parte le gioie sperando che ritornino e guardare subito la gara che arriva.